Siamo contrari al taglio dei fondi destinati ai pugliesi che, costretti dai fatti o per scelta, decidono di usufruire di strutture sanitarie di altre regioni. Il nostro sistema sanitario, soprattutto in alcuni territori, non riesce ancora a dare una risposta completa al fabbisogno sanitario della popolazione. E quanto affermato da Matteo Valentino, presidente provinciale di ANP Capitanata e vicepresidente regionale della stessa Associazione Nazionale dei Pensionati di CIA Agricoltori Italiani, che è intervenuto su una questione molto sentita, soprattutto dagli anziani. Le liste di attesa e la paventata chiusura dei punti di primo soccorso sono stati due dei temi su cui si sono confrontati in tutta la Puglia i circa 20.000 iscritti a NPCIA dell'intera regione. E sono tre le priorità indicate nel documento programmatico approvato all'unanimità dai 53 delegati regionali: aumento delle pensioni minime, potenziamento e migliore distribuzione territoriale delle strutture sociosanitarie, ricambio generazionale nelle imprese agricole, con maggiore spazio a giovani, donne e innovazione. Intanto le liste di attesa sono infinite, le strutture e i servizi per le diagnosi precoci e la prevenzione sono poche e si è costretti a ricorrere agli studi privati, ma in questo modo si cura soltanto chi può permetterselo.